Continua l'anno d'oro dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria. In questi giorni, infatti, è sul set per il nuovo film con Rocco Papaleo, dopo i successi nella fiction televisiva Lampedusa ed il film Prima di lunedì con Vincenzo Salemme. Inoltre, Di Maria ha da poco ultimato i lavori sul set del film dei fratelli Taviano, Bob e Meris, e il titolo del nuovo film di Francesco Prisco in lavorazione a Napoli. Si tratta di una commedia alla Coen a sfondo criminale, tratta da una storia realmente accaduta, che ho poi rielaborato, ha spiegato il regista al Corriere.it. Protagonisti Rocco Papaleo e Laura Morante, una coppia inedita al cinema che nel film conduce una vita priva di sussulti. Vivono in un grigio equilibrio fino a quando una notte un manipolo di criminali spietati si introduce in casa loro, riempiendola di pacchi dal contenuto misterioso quanto illegale. L'episodio li condurrà a mettere in discussione le loro vite. Il film vedrà la partecipazione di Massimiliano Gallo nelle vesti di un avvocato, Giovanni Ludeno e Francesco Di Leva, i due criminali accoppatori, Giovanni Esposito, che sarà un ex criminale redento, Gianni Ferreri, Toni Laudadio, a chiudere il cast di noti attori partenopei. Andrea Di Maria sarà un metronotte, il futuro sposo della figlia di Bob e Meris, interpretata da Simona Tobasco.